Salve a tutti e bentornati al Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Quindi ci attende una run normale dopo l'ultima con Kane che è andata veramente bene. In situazioni normali riterrei un mezzo spreco fare una run solo per un obiettivo così perché è facile che la butteremmo nel cesso. Ma farò un'eccezione. Perché Eden è interessante da giocare. Vediamo come partiamo. Siamo partiti con Libra e forbici. Interessante. Libra. Intanto ci fa partire con un buon numero di oggetti. Ci fa partire con 6 per ogni oggetto più una moneta con cui stavamo già partendo. Poi abbiamo il Whipworm. Insomma è quello che è, però c'è. E la buona notizia è che non dobbiamo fare la boss rush, quindi andremo con calma. Vediamo un attimino l'oggetto. Ok, lo volevo provare. Questo l'abbiamo già preso. Forse ha la sua utilità, ma non ne ha molta. Libra comunque è fantastico perché bilancia le nostre statistiche. Ok, statistiche attuali che non sono un granché, però dovrebbe bilanciarle, non avrei dovuto prenderlo comunque. Lacrime antigravità di nuovo. E come faccio a dire di no? Dovrebbe bilanciarle per ogni potenziamento che prendiamo anche. Quindi, qualora dovessimo trovare, che ne so, un aumento estremo di velocità, aumenteremmo anche il nostro danno. Perlomeno questo è quello che ho capito di Libra. Comunque, non è importante. Cioè, sì, è importante, ma non è un problema. Cioè, dovrebbe essere una cosa positiva. In ogni caso, non abbiamo una scelta. È sicuramente un bell'oggetto con cui partire se funziona effettivamente per come ho detto, perché vuol dire che avremo un personaggio completamente bilanciato sempre. Comunque il nostro danno è scarsino, cioè abbiamo statistiche un po' scarsine a parte il range, quindi non mi spiego questa cosa, perché dovrebbe essere tutto bilanciato. Notarsi come il Duke of Lies stia mettendoci una vita a morire, spero che quella bomba aiuti. No, non dobbiamo morire. Mi piace questo inizio, quindi non moriamo. Ci vorrà un po' a far fuori tutte le mosche, ma così. Ci serve qualche potenziamento drastico. Questo va bene comunque. Non è proprio drastico, ma va bene. E teoricamente dovrebbe averci potenziato anche il danno. In effetti le lacrime sembrano leggermente più grosse. Entriamo al negozio. C'è il ne oh, c'è l'orologio a 7. Mi tenta. Perché 7 li abbiamo. Mi tenta. Dovrei donare. Dovrei donare. Però adesso vediamo, Certo, usare le lacrime antigravità in questa situazione specifica è un pochettino noioso. Che sto avendo difficoltà anche con i nemici più semplici. Ci serve qualche cosa che ci aumenti il danno, senza dubbio. E non solo. Ok, direi che qui usare due bombe è opportuno. Una, anzi. Ma sì. Vediamo cosa c'è qui, una chiave per una bomba? No, non è il momento. Però una bomba per la possibilità di ottenere dei soldi è una buona cosa. Ah. Spero che stiate avendo una bella giornata perché sicuramente la mia lo
Lo è, dato che non devo fare la boss rush, non ripeterò mai abbastanza quanto lo trovi veramente stressante, soprattutto se nel mentre stai cercando di fare un let's play, perché è abbastanza complicato a parlare in contemporanea. E doniamo tutto quello che ci avanza per arrivare a 444. Sono un po' preoccupato perché questa run è partita molto bene, ma potrebbe finire molto male. A causa delle lacrime antigravità, che in realtà non è che siano una rovina, anzi, come ho già detto, sono uno degli oggetti che adoro di più, concettualmente parlando. Ma non sembra che ci stiano aiutando molto. Anzi. Però vabbè, probabilmente dobbiamo solo potenziarci un pochettino il personaggio e se ce la giochiamo bene dovremmo riuscire a farlo senza morire nel processo. Le forbici, francamente, sono vagamente contento di averle perché possono essere d'aiuto. No. No, 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 non è assolutamente per quello. Sono vagamente contento di averle perché sono un oggetto che non ho trovato spesso e potrebbe essere interessante, almeno finché non troviamo di meglio. Gli diamo una chance e appunto le sperimentiamo. Ci danno anche il volo per una stanza, quindi anche quello è un valore da tenere in considerazione. Il boss non è lì. Forse da questo lato avremo più fortuna. Ok, il range lo abbiamo. Questa stanza è stata rallentata in virtù dello stopwatch. Cioè l'orologio rotto. Ogni tanto troveremo qualche stanza più veloce. Non abbiamo trovato la stanza del tesoro ancora. Però è opportuno farci il boss prima, così ci becchiamo il patto eventuale. È un po' strana questa situazione perché c'è la nostra testa che spara caccole. E non sembra che questa cosa ci aiuti. Me la sto prendendo con comoda, ma non perché sono scarso, ma perché sto cercando un attimino di immaginare possibili utilizzi delle forbici, ma mi sa che è semplicemente un oggetto scarso. Comunque l'aumento di tears sicuramente aiuta. Ma è sicuramente anche i due cuori e l'aumento di danno. Ok. Ora dovremmo essere un attimino messi meglio. Ora facciamo un test prima di farci il prossimo piano. Sì, non abbiamo più HP rossi, ma suppongo non si offenda nessuno. In questa stanza non subiremo danni perché staremo attenti. E non ci insegue nessuno. Possiamo anche fare una run di 5 ore. Preparatevi. Perché adesso farò una run di 5 ore che mi richiederà la bellezza di una settimana di upload. Con la vostra calma. Ok, buono, convenuto. Che abbiamo guadagnato una bomba nel processo. Avrei preferito lo Small Rock, ma non mi posso assolutamente lamentare. È il Butterbean. Francamente lo ritengo non assolutamente, ma probabilmente più utile delle forbici in questo specifico momento. Allora, un cuore blu oppure due bombe? Io direi due bombe. Ok, una bomba e un cuore blu, perché non è andata bene. Effettivamente due bombe. Però il cuore blu l'abbiamo riguadagnato e ci sono delle pillole che sono Pretty Fly che mi piace e I Can See Forever che
che mi piace assolutamente. Ok, quella è una zona pericolosa. Ma per nostra fortuna non dovremo mai più tornarci. Passiamo dalla strada sicura. La nostra stanza super segreta, infatti, sta lì. Spegniamo sti fuochi. Bello, io sto pensando di spegnerlo, poi effettivamente i colpi partiranno tutti assieme. Sì, più o meno. Quasi quasi mi farei un salto al negozio. Sì, me lo faccio sto salto al negozio, va. Con 12 chiavi mi sembrerebbe uno spreco non farlo, e soprattutto ci abbiamo il tempo. Abbiamo il tempo di fare quello che ci pare. Nello specifico non possiamo, cioè non conviene comprare niente, non possiamo permetterci niente in primis. Comunque sto donando quello che avanza. Diciamo che la mia priorità sarebbe la vittoria. Ma non voglio che questa vittoria mi porti al punto di... Cioè, non voglio che questo desiderio di vittoria mi porti al punto di attingere alla mia riserva di donazioni. Dunque, Envy. Non è tanto bello, ma... Non dobbiamo fare la boss rush, quindi il tempo che perderemo a combatterlo non sarà una tragedia. Anzi, potremmo perderne pure meno del previsto, per via delle lacrime antigravità che in qualche modo si rivelano efficaci contro di lui. Quanto sono fighe comunque. Spero di trovare delle belle sinergie in questa partita, perché non potremo andare alla chest, quindi dobbiamo farci bastare quello che troveremo. Beh, che trovare belle sinergie alla chest è un po' uno spreco. Certo, la chest è la terra d'oro, il posto dove tutti i tuoi sogni si realizzano, però contemporaneamente sei alla fine, quindi realizzarli non ti serve più di tanto. Allora, ci sono concrete possibilità di trovare, di poterci bombardare l'accesso alla stanza maledetta, ma spenderò uno dei miei cuori qualora non dovesse essere così. Ok. Perché non abbiamo bombe? In primis, no. A quello si può sempre rimediare. Chow Clubs, ok, abbiamo rimediato. Belle le lacrime antigravità. Sono, secondo me sono concettualmente molto indicate per il dottor Manhattan. Allora, usiamo le forbici che dovrebbero... No, no, non ci danno il volo. Sono stato veramente stupido a pensare il contrario. Cioè, danno il volo alla nostra testa, ma non al resto. Curioso trovare un baule così. Bellissimo trovare Fate così. Ottimo. Il volo è ottimo. Headless Horseman è una merda. È una merda perché? Perché ci darà un oggetto che ci dà il volo. Che avrei sicuramente preso l'oggetto dell'Headless Horseman, sia il pony, se non avessi trovato Fate poco prima. Che francamente trovare il pony non mi sembra... Cioè, avere il pony solo per l'attacco attivo non mi sembra una buona idea. Preferisco a sto punto le forbici che fanno un po' schifo, ma... Cioè, magari sono buone, ma non credo che sia questo il caso. Non mi pare. Non credo che ci sia qualche misterioso utilizzo che mi sfugge. Adesso possiamo aprire questo. Buono. Lasciamo tutto qui. Poi quando si avvicinano sono cazzi loro.
Tanto abbiamo il volo e abbiamo la possibilità di toglierci rapidamente. Sicuramente preferisco questo, anche se non è che sia un gran beneficio. Quell'affare non mi piaceva. Vediamo cosa c'è al negozio. Speravo in un combattimento con Grid, non è questo il caso. I due oggetti non sono di mio interesse, ma sicuramente ci passo a donare. Ci passo a donare, ci passo a donare, ci passo. Sì, vabbè, ci vado adesso. Cioè, potevo tornarci dopo, magari con più soldi, ma secondo me la macchinetta non si. Ecco. Stavo per dire, secondo me la macchinetta si romperà prima. Però adesso con Fate possiamo entrare qui dentro al costo di mezzo cuore, che è un'ottima cosa. Il nostro prossimo oggetto ed è Bob's Brain. Bob's Brain. Small Rock. Bob's Brain. Potrei dire, vabbè, in quella stanza del tesoro ho trovato lo Small Rock. No, mi tengo il Bob's Brain. Me lo prendo, può servire. Two of Diamonds. Allora, la gestione dell'inventario ce la facciamo fra poco. Prima finiamo sta stanza. Mi sembra che sia la cosa più urgente. Che idiota. Che idiota di nuovo. Ok, smettiamola di giocare così male. Non rischiamo di perdere ancora, ma se continuiamo così, sì. Ok. Allora, usiamo Two of Clubs. Ci prendiamo Two of Diamonds. Entriamo qui, collare di gappi gratis. Evviva. Sicuramente male non fa, un oggetto di gappi. E dopodiché abbiamo poche bombe. Finiamo di donare. Visto che donare mi interessa, è uno dei miei obiettivi primari. Quindi avendo poche bombe non mi sembra opportuno cercare la stanza segreta, però un tentativo ce lo faccio. Allora, non può essere lì sotto, non può essere qui a destra, potrebbe essere qui sulla destra forse. Sì, direi che c'è una concreta possibilità che sia qui. Bene, male, però la faccio saltare la slot machine. Fanculo, proprio due bombe buttate nel cesso. Vabbè, pazienza. Pony, puoi rimanere dove stai. E noi ci dirigiamo al prossimo piano. Sempre con la nostra infinita calma, abbiamo la Curse of Darkness. Vediamo qui cosa c'è. Tre bauli rossi. Mi sembra assolutamente una buona idea aprirli. E la testa di capra da sola è un'ottima ragione per aprirli. Speravo di trovare un oggetto di gappi in primis, ma testica prova bene. Ok. Oh, mi ero appena reso conto del ritorno di Bob's Brain ed ero preoccupato che mi esplodesse in faccia. Ok. Un Soul Heart, buono. Lo gradisco. E col senno di poi avrei utilizzato le forbici in questa stanza. Ma usarle adesso ormai mi pare un po' inutile. Brutta cosa che gli occhi impattino contro le nostre lacrime, sospese a mezz'aria, perché ce le distruggono. Brutta storia. Però almeno anche questa è finita. Purtroppo non si vede un granché a causa della
Curse of Darkness, tante pillole misteriose, Amnesia che è pessimo, Speed Down che non è bello, Bad Gas che è inutile, e vabbè. Ce ne faremo una ragione. Un giorno comunque qualcuno mi spiegherà buoni utilizzi per le forbici. Perché sto cercando di immaginare, ma in questa situazione le forbici mi aiuterebbero? E la risposta è sempre no. O comunque mi darebbero un aiuto impercettibile in stile Able. Sì, il Bob's Brain comunque per me è un oggetto da prendere praticamente sempre. Vabbè, quantomeno non è una pillola negativa. Non m'ero assolutamente reso conto di che nemici ci fossero qui dentro. Il buio fa questo effetto. Ok. Continuiamo a seguire il perimetro per non perderci. Brutti nemici, ottima risoluzione della stanza. Anche se non del tutto voluta, range up va bene. Mi chiedo se ogni abbassamento di statistiche ci abbassi tutto anche. Come mi chiedo se effettivamente Libra funzioni solo dopo che. Cioè solo se lo prendi, se funzioni solo nel momento in cui lo prendi, ma a quanto avevo capito continua a bilanciare permanentemente le statistiche, però potrei sbagliarmi. Che come vi ho già detto io non conosco The Binding of Isaac come le mie tasche, perlomeno non a questi livelli. Soprattutto gli oggetti nuovi. Quelli vecchi è un altro discorso, però quelli vecchi, i funzionamenti più in dettaglio di quelli vecchi potrebbero essere cambiati, quindi anche lì. Acqua santa, merda. Merda distillata, però. Che ci volete fare? Acqua santa è un oggetto che. Veramente brutto, veramente stupido. E non so come si potrebbe migliorare. Forse facendo che. Si possa usare più di una volta per stanza. Allora. Usiamo Jewel of Diamonds. Ci compriamo il BFF, così l'acqua santa diventa più grossa e viva. E il Bob's Brain anche. Doniamo tutto finché la macchinetta ce lo consente. Anzi, ci compriamo una batteria anche se non è una buona. Cioè, non è che non è una buona cosa. È buona, ma non ci aiuta con le forbici. La macchinetta sembra. Oh, infatti, mi sembra un po' strano. Ha accettato giusto quel minimo che serviva a non farci comprare il Soul Art. Non che quel Soul Art fosse di grande rilievo. Lo lascio lì. Bob's Brain. Non so se diventi più potente. Sicuramente diventa più grosso, ma più potente non lo so. Un'altra cosa buona del Bob's Brain è che ha range infinito, come avrete notato. Infatti a volte impatta mezz'ora dopo che l'ho lanciato. Ok. Mi chiedo. Allora faremo un esperimento. Spero che questa cosa non faccia crashare il gioco. Non penso. Comunque faremo un esperimento. Ah, notare l'uccello morto. Che spunta così perché presumo che possa spuntare quando colpisci i nemici, quando li uccidi. Comunque faremo un esperimento figo. Magari qualcuno di voi l'ha già immaginato, ma.
Curioso, non mi aspettavo di venir colpito dal Bob's Brain in quelle condizioni, probabilmente perché effettivamente il fatto che sia più grosso gli fa avere un'esplosione più grande. Ma potrei sbagliarmi. Ok, ah, ce n'è ancora uno. Questo è Sintoil, credo. Fantastico. E qui abbiamo Krampus, va bene. Se ci dà la testa di Krampus me la prendo. Per fortuna non è così. Il Lamp of Coal è buono. Anche se, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, le lacrime che rimangono. Vabbè, ora ve lo faccio vedere in un piano senza maledizione dell'oscurità. Stavo per dire senza maledizione, comunque. Allora, noi lasciamo le lacrime così in aria. Se voi ci fate caso, man mano che il tempo passa mentre stanno in aria diventano più grosse. Però, a quanto ho letto, questa cosa è solo estetica. Cioè, normalmente il carbone ci fa diventare le lacrime più grosse man mano che trascorrono del tempo in aria. Ma con le lacrime antigravità questa cosa non funziona, purtroppo. Tears Down è male. Comunque. Allora qui facciamo una cosa un po' strana. Ossia, usiamo le forbici. E usiamo le forbici. Abbiamo appena praticamente creato un mostro con due teste. Ma fa veramente schifo. Boh, fa veramente schifo. Comunque interessante. Possiamo fare il ballo de delle due teste staccate. Va bene, non so che cosa volevo dire con questa cosa. Comunque non importa. Volevo giusto vedere se fosse possibile fare una cosa simile. Aia. Che figo che anche le lacrime antigravità siano attratte dalla gravità del coso al centro. Va bene. Questo è un piano XL. Quindi dobbiamo trovare due stanze del tesoro. Quello è un range down, anzi un tears down, se non erro. Ma non importa, cioè me lo tengo, non lo lascio. Brutto. Brutto, brutto, c'ho paura per via del Bob's Brain, però così facendo sto prendendo troppi danni. Maledizione. Miss Imposter non ci serve. Il volo è ottimo comunque. Aver trovato il volo così presto è fantastico. Mi sa che tap shootare a volte è la cosa migliore. Va bene. Ok. Pop's Brain, ottimo. Ok. Sono stato incauto. Speriamo che Pop's Brain stava per rovinarmi, va bene. Mettiamo una bomba qui. Non serve. Maledizione. Boss Brain lacrime antigravità non è la fine del mondo come cosa, però può aiutare. Ok. Certo, se riuscissi a ottenere un oggetto da quel tizio ne sarei contento.
Ora devo stare attento a sparare il Bob's Brain in un modo che si tolga dai coglioni. Perfetto. Purtroppo ho ricevuto danno ugualmente. È un peccato perché stiamo ricevendo. Ahia, di nuovo. Stiamo ricevendo un sacco di danni per quella che è una run veramente ben sistemata. No, non volevo, l'ho fatto inavvertitamente. Quindi evitiamo di perdere. Pillole, meglio. Agency Forever, buono. La facciamo saltare. Meglio questo di quello che già abbiamo, sicuramente. Non sparare, non sparare, non sparare. Ok. Fantastico. Bene. Quindi agire con cognizione di causa per quanto riguarda il Boss Brain diminuirà di molto il rischio di autodanneggiarci. E abbiamo un quantitativo di vita non eccelso, quindi stiamo attenti. Amnesia, no, grazie. Ok, Boss Brain, vai. Vai ora. Bene. Ok. Concentrazione. Tanto non ci insegue nessuno, come ho già detto. Cuore nero è un ottimo risultato del rossetto. Assolutamente apro quello che c'è qui dentro. Male. Allora. Bene, cerchiamo di usare il Bob's Brain. Una volta tolto il Bob's Brain dal combattimento, il tutto è decisamente più fattibile. Questo è come trattarlo come se fosse un rompimento di coglioni, ma in realtà è buono. Ok, Amnesia non va bene. Agency Forever ce lo teniamo per il prossimo piano. E quello è un Tears Down. Purtroppo la stanza del tesoro non l'abbiamo trovata. Ancora? Le stanze, nemmeno una ne abbiamo trovata, però ce ne sono due. Sono contento di aver ucciso questo affare. Cioè di aver colpito quell'affare, meno contento di aver generato quell'altro, ma così. Con pazienza e distanza ci facciamo fuori anche questi. Bene. Una bomba qui mi pare una buona cosa da usare per l'eventuale ricompensa che non abbiamo avuto, ma va bene. E la stanza del tesoro che contiene l'ombra di Giuda. La prendo perché male non fa, ma ecco, preferisco il quanta roba. Quanta roba qui dentro. Destruction, The Lovers. Va bene allora. Usiamo Destruction. C'è niente per me? Non c'è niente. Va bene, valeva la pena tentare. Almeno abbiamo eliminato una cosa. Devil. Ce la usiamo dal boss. Buono. The Fallen. Buono. Cioè, ci darà un buon oggetto, spero. Magari ci dà Brimstone. Spero di no. Ci dà Demon Baby. Mi fa piacere averlo.
Esplosiderrio. Facciamo scoppiare perché non... nella mia avventatezza potrei dimenticarmi di quelle bombe che ho messo lì più avanti e subirla molto grave questa cosa. Potremmo farci il boss usare The Fool dopo, ma non ne abbiamo ragione. Demon Baby mi fa piacere prenderlo perché è un oggetto che non ho ottenuto spesso, ma non è che sia male, anzi è buono. Cioè, se non sbaglio scala col nostro danno. Quindi non so effettivamente come si comporti il BFF con lui, cioè presumo lo potenzi, me lo auguro. Non mi faccio assolutamente problemi a usare un po' di bombe così. Ok. Sì, Demon Baby credo che sia potenziato, se no è molto buono di suo, non lo so perché nel vecchio Isaac lo prendevo spesso e nel nuovo Isaac l'ho trovato poco e spesso non era gratis, era nei patti con Satana e ho dato priorità ad altro. Perlomeno a quanto ricordo. Non credo sia... No, non è la prima volta che lo prendo, di questo sono sicuro. Perché una volta l'ho preso proprio perché... Detto, ah, Demon Baby non mi capita mai, lo prendiamo per... perché non vorrei che sia un oggetto raro. Perché sapete, per prendere il Platinum God, comunque si chiami in questa versione di Isaac, bisogna aver raccolto tutti gli oggetti almeno una volta. L'altro giorno, in una mia run che non ho registrato, ho trovato un oggetto che suppongo sia molto raro, ossia il Loto Nero. Che penso di averlo trovato per la prima volta in quell'occasione, se non è stata la prima è stata la seconda. Però, dato che gli oggetti trovati nelle challenge non contano, potrei aver trovato degli, cioè potrei ricordare di aver trovato degli oggetti che poi effettivamente non contano. E comunque non prenderlo non avrebbe avuto senso. Quella è stata una chiave completamente sprecata, però pazienza. Questo mi piace. No, perché? Perché ho sprecato la cosa? Va bene. Quindi scegliamo con cura cosa portarci al prossimo piano. E per quanto I Can See Forever tenti, direi che la Chaos Card sia la cosa migliore perché eventualmente dovessimo arrivare alla Dark Room. La utilizzerei contro The Lamb perché non l'ho mai utilizzata con efficacia. Sì, destarsi un po' tardino per presentarsi. Non l'ho mai utilizzata con efficacia. Mi piacerebbe farlo in un momento in cui serve davvero. E non è detto che servirà davvero, non è detto che ci arriviamo in primis. Vai Bob's Brain, vai Bob's Brain. No, troppo tardi. Vai, 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 vai. No, troppo tardi. Potrebbe essere un problema. No, l'ha mancato. Sono preoccupato perché mi esploderà in faccia il Bob's Brain, però in effetti dal momento che non colpisce mai non dovrei preoccuparmi. Avrei dovuto preoccuparmi esclusivamente di colpire mamma, però va bene. Devo scegliere tra Guppy Spo e Ceremonial Robes. Scelgo Guppy Spo. Purtroppo non ho modo di prendere il Ceremonial Robes. No, un vero peccato. Perché mi sarebbe piaciuto, però pazienza, purtroppo non è il caso. E mi sa che mi tengo Guppy Spo. Abbiamo preso il negativo, sì? Non è che abbiamo fatto qualche minchiata. Mi sa proprio che abbiamo preso il negativo comunque. E usiamo Guppy Spo una volta adesso.
Prima di tutto perché usarlo di nuovo non si può. Secondo luogo perché preferisco avere tre soul art aggiuntivi rispetto che un cuore rosso. Purtroppo non abbiamo la Polaroid in quanto stiamo andando alla Darkroom. Attenzione. Ok. Ai. Però almeno abbiamo questa piccola consolazione che ogni volta che veniamo colpiti è come se perdessimo un cuore nero. Ok, buono, molto buono. Maledizione alle maschere. Ok. Bob's Brain. Va bene, non si è rivelato utile. Non importa. Quella Chaos Card me la devo ricordare, assolutamente. E questo slot doppio ci darà un'altra carta comunque. Ottimo, mi hai tolto quel blocco che mi dava fastidio. E adesso ti prendi quest'ultima scarica di proiettili. La carta che ci dà è The Emperor. Sadonion. No, non è Sadonion, è Dedonion. Dunque, usiamo Dedonion. Cioè, prendiamo Dedonion, usiamo The Emperor. E ci facciamo il boss. E Dedonion più la nostra configurazione di lacrime attuali porta a un risultato molto interessante. Vale a dire che i nostri colpi sono perforanti. Mi prendo l'HP up. E mi prendo assolutamente i Fear Shot, quindi l'HP up ho fatto bene a non convertirlo. Adesso dobbiamo tornare a prenderci la Chaos Card. In effetti non ha avuto molto senso non, cioè, usare The Emperor, però è anche vero che non lo avrei, come dire. No, il senso ce l'ha avuto perché adesso sappiamo esattamente dove sta il boss. Prima non eravamo certi, ma avremmo fatto comunque quella strada. Comunque non importa. Quello è un Tierce Down, vero? Sì. Preso per sicurezza, comunque non importa. The Devil l'avrei voluto usare dal boss, ma per arrivare al boss ho dovuto usare la Chaos, la sì, la Emperor, che avrei usato volentieri, cioè che avrei fatto a meno di usare se l'avessi saputo. Comunque siamo messi parecchio bene. A livello offensivo dovremmo fare un macello. E anche come cuori non siamo messi male. Allora, diciamo che adesso farei a meno del Bob's Brain. Comunque è figo perché, data la nostra, il fatto che abbiamo lacrime perforanti, male. Dato che abbiamo lacrime perforanti e lacrime antigravità, noi possiamo lasciare le lacrime come facciamo sempre, solo che quando i nemici ci cascano, cioè ci passano attraverso, non le rompono, e questo è ottimo. Inoltre il Fear Shot ci permette di vedere l'angolazione delle lacrime perché gli dà una forma caratteristica. Ah, simpatico. Questa non ho mai visto questa stanza in vita mia. Mi sembrerà folle, ma non l'ho mai vista. E questi che animali sono? Ragazzi, sono incastrato. Ok. Non li ho mai visti, sono degli affari antigravità come gli altri, però invece di essere perennemente attivi si alternano. Ok. Book of Relations, Bibbia satanica, Book of Secrets. Ok. Direi che il Book of Relations è la nostra scelta e probabilmente è ciò che ci salverà il culo. No. Prima di bestemmiarmi contro, ricordatevi di questa cosa, ricordatevi che sono tornato indietro a prendere la Bibbia satanica, perché il Book of Revelations non è meglio della Bibbia satanica. Al massimo sono uguali, ma suppongo che sia meglio la Bibbia satanica, perché i cuori neri sono migliori.
Ora, dal momento che noi abbiamo il negativo permanente, non so se un cuore nero si sommi effettivamente all'effetto del negativo. Va bene. Sì, già che ci siamo. Ma sì. Quindi noi dobbiamo andare verso il boss, ok. Sicuramente di qua. Che okay, questa stanza veramente. Ah! Questo è soddisfacente. Perché le lacrime non si fermano. E non solo diventano. Cosa ma. Diventano più potenti man mano che attraversano la strada. Danni, danni mostruosi. Ok, l'importante è solo non morire adesso, perché i danni sono mostruosi. Possiamo anche tap shootare e far finta che non abbiamo le lacrime antigravità. Notare che comunque ogni tanto ci abbiamo qualche stanza rallentata grazie all'orologio. Ogni tanto ne beccheremo qualcuna velocizzata per colpa dell'orologio. Ma va bene. La Bibbia satanica ci sta aiutando tanto. Difficilmente la Gappispo sarebbe stata più utile. Anzi, è quasi certo di no. È un altro no. Esplosiderria, no. Ok, effettivamente la Chaos Card per battere Delembe non ci serve, ma le cose possono andare molto male una volta arrivati alla Darkroom. Quindi. Pretty Fly, gradita e ingigantita dal BBF. Ok, avremo un combattimento rallentato, lo capisco dalla musica. No, mi sbagliavo. Male. Li odio gli occhi. Li odio gli occhi perché in questa configurazione specifica, cioè in questa situazione specifica, non riesco a evitarli efficacemente. Allora, concentriamo la nostra attenzione sullo schivare, prima che sul colpire. E quello non è stato un buon esempio. Sì, dobbiamo andare qui. Allora, con un pizzico di cautela ce la dovremmo fare. 43 minuti, non è neanche una run particolarmente lenta, cioè. È un buon tempo per essere allo Sheol. Bello un one shottare questi affari. Il cuore ci aiuta. Bella questa combinazione, credo che non l'avevo mai avuta di cipolla morta e affare. Quello che sarebbe fantastico sarebbe diventare gappi adesso. Non è stato assolutamente questo il caso. Maledizione. Spero che quello sia un Joker. Se dovesse essere un Joker. No, è un duo di diamanti, non è esattamente lo stesso. Ma dobbiamo stare attenti soprattutto al Bob's Brain. Ok, tolto il Bob's Brain di mezzo, il problema è risolto. Bad Gas l'ho usato così, si toglieva. Ok, ci riprendiamo la Chaos Card, dovrebbe essere finito. Non credo sia valsa la pena di fare quella stanza, però valeva la pena sperare di diventare gappi. E ormai le possibilità che abbiamo di diventare gappi sono relativamente limitate. Sì, anche Demon Baby comunque è bello vedere che faccia la sua parte. Sì. Ok. Proprio ciò che speravo che facessi. Ottimo che tu ti sia allontanato, così il Bob's Brain è esploso lontano. Mi domando cosa succede se lui tenti di schiacciarci e finisse così contro delle lacrime che abbiamo piazzato e noi le lasciassimo ferme lì. Cioè, continuerebbe a ricevere danni perpetuamente o solo un danno per lacrima, come è più logico aspettarsi? Oh, stai per vivere
Stai per entrare in una valle di lacrime. Fistula. Sì, ce la stiamo cavando bene. Non abbiamo vinto assolutamente. Non, è prematuro dire che abbiamo vinto. Siamo assolutamente nelle condizioni di vincere comunque. Tutto dipende da come giochiamo. Attenzione al coso che scoppia, attenzione ai cosi che ci inseguono. Ok, qualsiasi cosa sia successa va bene. L'Headless Horseman non ha avuto vita facile. Speriamo che il boss sia di qua. Ok. Ok. Abbastanza velocizzata, ma per fortuna noi siamo stati altrettanto veloci. Qui non c'è un cazzo. Abbiamo sbagliato completamente strada. Allora, proviamo ad andare di qui. Non volevo usare Bob's Brain. Comunque, qui dentro ci entriamo sempre per la possibilità di diventare gappi. Siamo diventati gappi. Ci abbiamo guadagnato pure HP. Adesso siamo un gatto, Dottor Manhattan, Bob's Brain, macello, devastazione. Generiamo un quantitativo di mosche assurdo e ogni mosca sarà abbastanza potente. Ora non facciamo troppo gli sboroni. Anche se direi che fare gli sboroni in questo caso sia abbastanza onesto. Ce lo possiamo permettere, notare l'armata di mosche che si è divorata Satana praticamente. E ne abbiamo ancora un bel po'. Io non sto facendo niente, io sto solo muovendomi e lasciando lacrime. Il resto avviene da sé. Abbiamo pure 11 vite. Ok. Direi che posso assolutamente affermare che abbiamo vinto. Corso dei mezzi non mi fa piacere averlo, però. Non abbiamo scelta in merito. I Can See Forever aiuta. Tears Down non aiuta. E direi che possiamo andare in una direzione a caso. Temperance. Vediamo se farla saltare è utile. Non è utile. Beh, valeva la pena tentare. Lì c'è una stanza segreta. Non so se è normale o seconda. O super, anzi. Sarebbe più indicato. Madonna, il macello. Wayfair. Allora, abbiamo vinto però di più. Cioè, prima avevamo vinto, adesso abbiamo vinto ancora meglio. E praticamente, siamo praticamente immortali. Cioè, in realtà no. Però dobbiamo venire colpiti 24 volte per morire. E con un tale potenziale offensivo, volo, velocità, non ci manca un cazzo. Venire colpiti 24 volte? Come? Non lo ritengo molto fattibile, eh. Potrei esplorare tutta la Dark Room senza problemi. Addirittura cioè, ho sprecato quella carica della Bibbia satanica. E non penso che ne sentirò assolutamente la mancanza. Probabilmente non farà nulla di male. The Haunt sta per entra in una valle di lacrime anche lui. Ta-tan. Bene, bene. È stata una run interessante. Un po' mi spiace trovare così spesso lacrime antigravità. Mi correggo, prima non lo trovavo mai, quindi sono contento di trovarlo perché mi piace un sacco come oggetto. Però, cioè,
Ci sono degli oggetti che non ho mai trovato io qui ne nella serie, come ad esempio le lacrime, le lenti a contatto che fanno quelle lacrime che distruggono i proiettili a contatto. Notare che anche quando noi non facciamo niente, le mosche prendono iniziativa. Proprio sono partite dicendo che questa è una run di rilassamento e ci sono state poche occasioni in cui siamo stati vicini alla morte, suppongo forse una. Cioè no, forse una che stavo dicendo. Forse giusto all'inizio. Thunder Tides. Ci abbassa la velocità e non mi fa piacere, ma. Non mi ricordo cosa fa. No, c'era scritto speed. Ah sì, ci fa distruggere le rocce passandoci sopra. Sì, succhiatele. Succhiati le lacrime, mi raccomando. Non fai altro che velocizzare la tua morte. Masco infami, anche senza Bob's Brain se la sarebbe passata male. Avanti, inseguimi. Speed down, no. A questo punto è uno spreco la Chaos Card, se funziona esattamente come ho capito, ossia che uccide qualsiasi nemico che viene colpito da essa. Perché con una potenza tale possiamo affrontare The Lamb proprio alla grande. In qualche modo la Mask of Infamy, nonostante voli, è rallentata dal nostro creep. E per finire abbiamo Nunchucks, che fa schifo. Quindi non uso le Chaos Card, è uno spreco. Anzi, la uso, va. Ok. Non volevo usarla in quel modo. Va bene, non importa. Mi era stato detto che si usava come la candela, ma evidentemente non è esattamente così, perché non l'ha messa sopra la testa. Comunque, probabilmente si usa in maniera simile, ma non proprio analoga. Direi che la Coast Guard rimane lì e noi possiamo entrare nel nostro baule. E abbiamo finito Eden. Un po' mi spiace. Perché Eden è figo da usare, soprattutto per i let's play, per via della sua randomicità. Ci stiamo avvicinando veramente alla conclusione, anche come challenge ci manca giusto l'ultima, che faremo nella prossima puntata. Non so quanto durerà la serie una volta che avrò fatto tutto quello che c'è da fare, finora perlomeno, ma prevedo di arrivare almeno alla 50ª puntata, prima di chiudere e attendere Afterbirth. Ma in ogni caso, per questa puntata è tutto. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, lasciate un like e ci vediamo alla prossima.